Ok, direi di iniziare, sì. Oggi saremo un po' meno, era preventivato purtroppo, che c'è l'invalsi e poi ci sono anche in alcune scuole ci sono anche colloqui dei genitori, so, qualcuno mi ha scritto che c'è colloqui dei genitori. Tra l'altro a scuola dei miei figli, ma io ce l'ho domani, se no non ci sarei stato nemmeno io. Mi sono fatto mettere domani. Ok. Allora, oggi dovrebbe essere finalizzata a questo lavoro sulle grandi osservazioni. Devo dire che rispetto all'incontro precedente sarà stato la Pasquetta, il 1° maggio, il 25 aprile, insomma è stato un periodo un po' particolare e non mi sono arrivate diciamo contributi da parte vostra, quindi ci si lavora oggi, insomma, mentre l'altra volta mi era arrivato un sacco di materiale e se mi fosse, cioè, qualcosa ci avevo dall'altra volta, perché l'altra volta due o tre griglie mi erano arrivate, ma ho deciso che appunto essendo rimaste quelle lì non commento quelle, anche per non influenzare poi il lavoro che vi chiederò di fare a voi. Quindi farò una brevissima introduzione, poi cercheremo di produrre delle griglie a gruppi e poi le discuteremo e poi prenderemo anche cercheremo di organizzare anche il prossimo incontro in cui dovreste essere voi a raccontare quello che avete fatto e quello che è successo in classe. Quindi l'incontro di oggi è sullo sviluppo di griglie di osservazione e vabbè, non scopro niente dicendo che è un'attività complessa e vorrei dare uno sguardo all'indietro. Sguardo all'indietro vuol dire quello che abbiamo fatto nei primi tre incontri, perché è in qualche modo di preparazione e propedeutico a quello che poi è lo sviluppo della griglia di osservazione, che è diciamo il traguardo di questo percorso di quest'anno. Allora, ci eravamo incentrati sulle criticità della valutazione, cioè eravamo partiti dalle criticità della valutazione, dal fatto che ci si concentrasse sul come valutare senza riflettere prima sul chi valuta, perché valuta e cosa valuta, cioè si mette il carro davanti ai buoi, no? Si era detto. E diciamo la stessa cosa più o meno si può fare anche sull'osservazione, quindi gli incontri preliminari sono stati rivolti anche a questo, al fatto di non fare lo stesso errore per quanto riguarda l'osservazione, quindi di non mettere il carro davanti ai buoi e di non concentrarsi sul come prima di riflettere sul chi, sul perché e sul cosa osserva. Quindi cambiando il verbo da valutare a osservare rimangono vere le cose che avevamo di vere, rimangono diciamo sempre in campo le cose che avevamo discusse sulla valutazione. E quindi brevissimamente, ora prima di far fare l'attività a voi, cerchiamo di ragionare sul chi osserva, perché osserva e cosa osserva. È un pochino più facile, nel senso che noi ci concentriamo sul chi osserva, sull'insegnante, su noi, insomma, cosa vogliamo osservare e perché lo vogliamo osservare. Quindi mentre abbiamo visto chi valuta, ci sono tanti valutatori più o meno formali, anche chi osserva, ci sono tanti osservatori, ma ora ci focalizziamo sull'osservatore insegnante. Perché osserva è quello che in qualche modo appunto abbiamo detto in tutti questi tre incontri, per vari motivi, per avere strumenti di riflessione su quello che funziona o non funziona, che ha funzionato o non ha funzionato, su ciò che deve essere potenziato o fatto con gli studenti. Osservo per dare un feedback agli studenti, anche non solo per dare un feedback a me stesso, e anche osservo, perché a seconda di quel che osservo in qualche modo gli do valore, per condividere cosa ha valore per me in matematica. Quello che osservo in qualche modo è significativo per me, se no non lo osserverei. Quindi se lo condivido con gli studenti è in qualche modo un messaggio per condividere cosa per me è significativo, e in questo senso appunto è legato a quella slide che avevo fatto vedere il primo incontro sul senso etimologico di valutare appunto nel senso di dare valore alle cose, quindi osservare nel senso anche in questo caso di in qualche modo valorizzare cosa per noi è importante. E sempre riguardo alla valutazione perché osservo, perché poi valuto, riprendo quella frase delle indicazioni nazionali
che appunto giustifica tutte queste cose che ho scritto. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine, assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Allora, se voglio dare questo senso alla valutazione, devo osservare in un certo modo. Quindi l'osservazione è preliminare alla valutazione formativa. Un'osservazione di un certo tipo è preliminare alla valutazione, alla valutazione formativa. E allora, tornando allo sviluppo di griglie di osservazione, perché sviluppare griglie di osservazione? Sicuramente, almeno dal mio punto di vista, una cosa da non fare è quella per cui invece tanti, anche di voi, me lo chiedevano. Lo sviluppo di griglie di osservazione non è finalizzato ad avere strumenti oggettivi di valutazione, che di solito invece è quello che si cerca, no? Perché non riesco a valutare oggettivamente. E qui apro due brevissime parentesi. Tra l'altro, la cosa interessante, la combinazione, è che mi hanno chiesto un piccolo articolo sulla rivista dell'istruzione, mi sembra si chiami, rivista dell'istruzione, sui piani di miglioramento legati alla valutazione. E subito dopo, che ora me l'hanno chiesto, subito dopo un capitolo per la vita scolastica, che credo che faccia dei libretti sulla valutazione. Quindi, insomma, anche dal punto di vista delle case editrici c'è particolarmente interesse a questo aspetto della valutazione. Tutte le volte che mi contattano li metto in guardia dicendo che io sono abbastanza anarchico sulla valutazione, quindi che se vogliono cose, diciamo, standard, forse è meglio se si rivolgono a qualcun altro. Però, insomma, non hanno desistito, quindi probabilmente sono interessante anche alle cose non standard. Due osservazioni su questo, che appunto comunque sto facendo anche per questi altri lavori. La prima è veramente una convinzione che ho sempre più, da tanto ma sempre più, che è la differenza tra valutazione automatica e oggettiva. Nel senso che la mia impressione è che non si possa parlare di valutazione oggettiva, io veramente non ci credo. Comunque sia, sicuramente quello che si fa spesso è una valutazione automatica, che è molto diversa dalla valutazione oggettiva. Cioè, la valutazione che è considerata più oggettiva, non so nemmeno se si dice, per eccellenza, è quella per esempio dei test, no? Io parto da un certo voto, a seconda degli errori che faccio, ho un certo punteggio. Quella non è una valutazione oggettiva, è una valutazione automatica, che è una cosa diversa. Io stabilisco a priori qual è l'output della valutazione a seconda di quello che succede, ma non c'entra niente l'oggettività, perché io stabilisco a priori che tutti gli errori sono gravi uguali, ad esempio, che tutti i problemi hanno la stessa valutazione, sono tutte scelte che faccio io, quindi di oggettivo non c'è assolutamente nulla. La scelta dei problemi, la scelta dei quesiti, la scelta dei distrattori, sono scelte che faccio, che è giusto che faccia, tra l'altro, non è che, e quindi che tolgono qualsiasi oggettività. Però la valutazione diventa automatica, che è una cosa diversa, può essere in qualche modo, può essere un obiettivo anche quello. Qual è di solito l'obiettivo della valutazione automatica? Quella del fatto che le decisioni sono prese tutte a priori, quindi la soggettività è a priori, e poi non è che incide la correzione, come quelle dell'invalsi, sì, appunto, o come a volte sono quelli, diciamo, a risposta chiusa degli esami di Stato, eccetera, eccetera. Sono valutazioni automatiche. In questo modo, in un certo senso, e anche le griglie che faccio per esempio per la maturità sono fatte diciamo, nell'accezione che qui non vorrei, nell'accezione di creare degli strumenti per valutare automaticamente, cioè che non dipende poi più dalla bontà o cattiveria del professore che corregge. Abbiamo stabilito a priori che è così, a quel punto continuiamo così. È un obiettivo, però è un obiettivo che può aver senso quando appunto io devo fare valutazioni esterne o valutazioni di un certo tipo, ma non per questo fatto qui del feedback e della valutazione formativa. Non me ne frega niente del fatto che sia una valutazione automatica oggettiva, mi interessa che sia una valutazione mia, che rispecchi quello che per me è importante, quello che conta per me. E l'altra cosa che è venuta fuori anche qui, ma viene sempre fuori quando faccio corsi di formazione o incontri di formazione sulle competenze, e in particolare sul problem solving e in particolare sull'argomentazione, è il fatto che
la mancanza di una valutazione oggettiva dia come risultato che io non ci lavoro. Cioè, come si fa a lavorare sull'argomentazione che poi non so come valutarla? Questa è a me colpisce moltissimo questo approccio, che lo capisco, però è molto interessante se ci pensate. Io non lavoro su una cosa che ritengo significativa perché penso di avere problemi a valutarla. Cosa vuol dire che penso di avere problemi a valutarla? Penso di avere problemi a valutarla in maniera oggettiva. Non che non la sappia valutare, ma che non abbia modo oggettivo di restituirla. Se mi tolgo dalla gabbia di dover valutare in maniera oggettiva, questa paura non ce l'ho più. Cioè, il fatto che sì, ora le do subito la parola. Il fatto che io non lavori su una cosa che ritengo significativa perché vedo un problema sulla valutazione, secondo me, appunto, a freddo dovrebbe colpire molto. A me colpisce, mi viene detto molte volte e la capisco come preoccupazione questa domanda qui. Come facciamo a valutarla l'argomentazione? Quindi sì, io li faccio argomentare, però poi lo lascio lì perché non saprei che voto dare o che valutazione dare. Sì. Cosa lo posso fare? La valutazione? Diciamo, secondo me anche questo dipende molto da cosa mi interessa, nel senso che io posso avere sviluppare una griglia di osservazione che mi serve, appunto è legata al perché osservare, che mi serve per capire, se volete, un livello medio. Quindi io voglio in realtà far emergere non lo so, fra virgolette, quelle che chiamerei gli umori della classe. E allora io ho una griglia di osservazione di un certo tipo, osservo determinate cose. Posso invece focalizzarmi sul singolo. E allora, se mi focalizzo sul singolo, una cosa che per esempio secondo me è interessante osservare sono quelle che in matematica potrebbero essere chiamate derivate. Se c'è un incremento positivo, se c'è un regresso, se c'è un... Quindi a seconda di cosa voglio valutare, certi aspetti entrano in gioco, perché io appunto potrei essere interessato a valutare, a osservare quale effetto ha avuto in generale sulla classe un certo tipo di lavoro, oppure posso focalizzare l'attenzione sull'effetto su una parte della classe o su un singolo. Ad esempio, io faccio un lavoro che reputo importante per il recupero di certe difficoltà, probabilmente mi concentro di più a osservare cosa è successo a chi aveva delle criticità. E allora lì sì che contano ancora di più tutti questi aspetti. Però sull'osservazione, cioè questi aspetti poi entrano secondo me molto più al secondo livello, quando poi vado a valutare, più che quando vado a osservare. Cioè la preoccupazione di non considerare una cosa, se non la considero mentre l'osservo vuol dire che non la ritengo significativa. È diverso quando poi devo valutare, nel senso di dare un feedback, perché io posso, a quel punto mi interessa poco dire hai fatto questo, se non in relazione a un percorso che lui ha fatto, quindi quanto sei migliorato, quanto sei peggiorato, cosa mi aspettavo da te che non è venuto fuori, eccetera eccetera. Comunque sì, è una sicuramente una cosa significativa, ed è, diciamo, un'altra dimostrazione del fatto che in realtà diventa veramente difficile parlare di valutazione automatica e oggettiva, tutte e due, perché se la mia valutazione si deve basare sulla conoscenza dell'individuo, è proprio quello che non vogliono le valutazioni automatiche. La valutazione automatica deve essere impersonale, perché altrimenti se è personalizzata stai valutando appunto non in maniera automatica, ma in maniera rispetto a quello che sai dell'individuo o della situazione, del contesto. Vabbè, e il fatto che valutare è uno strumento e non un fine, questo l'abbiamo detto più di una volta. In questo lavoro che sto facendo sulla valutazione, cercando di ritrovare un po' di cose, di leggere un po' di cose, ho incrociato un pezzo di un pedagogista molto famoso, che io non conoscevo, confesso, ma mi hanno detto amici e amiche di pedagogiste, e anche che hanno fatto percorsi di scienza della formazione, quindi hanno fatto percorsi pedagogici molto più insomma profondi probabilmente, e più vari di quelli che ho fatto io per le questioni matematiche, e che si chiama Francesco De Bartolomeis.
E tra l'altro, cercando poi altra roba sua, ho trovato che è stato intervistato quest'anno, l'anno scorso, dalla Stampa, perché lui è di Torino e c'ha 99 anni ed è ancora molto, molto attivo, diciamo. E quindi c'era questa intervista in cui raccontava come si fa a mantenersi così bene, che va a nuotare tutti i giorni, una cosa del genere. Era carina anche l'intervista. Però, diciamo, un pezzo che mi ha molto colpito, perché di 40 anni fa, quindi quando non si parlava ancora di competenze, non si parlava ancora di aspetti ancora più complessi, la valutazione, dice questo lui: il problema principale consiste nel valutare cose significative con mezzi significativi. La pura e semplice obiettività è estranea sia agli uni che alle altre. Ed è, secondo me, molto interessante perché, come si può dire, rispetto a quello che vi dicevo prima, il fatto di lavorare su degli aspetti che riesca a valutare, a me sembra, appunto, ora riflettendo più ampiamente sulla valutazione, che ci sia una sorta di paradosso, che in realtà la valutazione la vedo come una complessità, ed è un aspetto complesso, e io in realtà piego la didattica in base a quello che riesco a fare con la valutazione. Quindi, da un certo punto di vista, la valutazione diventa un fine, no? Cerco di migliorare, come si diceva, i risultati nelle valutazioni considerate importanti, può essere l'esame di Stato, può essere invalsi, eccetera, eccetera. Dall'altro, quando mi è data occasione di valutare, io faccio finta, più o meno finta, che quelle valutazioni che sono facilmente gestibili e oggettive siano la valutazione, e quindi uso quelle come indicatori di tutto, no? Quindi in questo, ora, appunto, non faccio una polemica sui invalsi, che era oggi, quindi anche di attualità. Non è il problema, secondo me, di invalsi, che appunto ha problemi significativi, può essere molto interessante da usare per la valutazione formativa poi in classe, ma nell'uso che se ne fa di invalsi e del ruolo che si dà di invalsi, ad esempio, che diventa un indicatore per qualsiasi cosa, invece è comunque un indicatore piuttosto limitato. È interessante, è un peccato non usarlo, non sfruttarlo, non vederne le potenzialità, anche perché quello che sicuramente ha invalsi è che è un catalogo di problemi ragionato e legato alle indicazioni nazionali. Quindi, dal punto di vista dei problemi, almeno per la matematica, io quello di italiano non lo conosco, non sono un esperto per valutarlo, ma quello di matematica è sicuramente un repertorio di bei problemi in generale. Poi ovviamente c'è quelli che escono peggio, ci sono quelli che escono meglio, però è usato male, cioè è usato male dalle scuole in qualche modo, no? Ed è lì il problema, ed è usato male, secondo me, un po' per le condizioni al contorno, ci sono pressioni, e un po' perché, come tutte le cose, come spesso accade nella scuola, è visto come come si può dire, come un aspetto di minimo sforzo, no? È più facile far così che stare lì a lavorare su degli indicatori non oggettivi, su prove più articolate, più varie, eccetera, eccetera. C'ho quello, uso quello, lo uso per tutto, e si fa prima così. Alla fin fine è una cosa che fa comodo a tutti, anche se tanti fanno sciopero, sono contrari, ma fa comodo a tutti, perché se no si lavorerebbe per ritrovare altri indicatori, che possono essere una documentazione qualitativa, delle prove di realtà, cioè possono essere miliardi di cose, di indicatori per... vabbè, comunque, insomma, si amplierebbe il risultato, però questo aspetto del... Il discorso, questo aspetto del minimo sforzo, secondo me, ricorre spesso poi nella discussione sulla scuola e sugli aspetti più complessi. Si fa anche in didattica questo, si cerca di rendere semplici delle cose che sono estremamente complesse, che come professionisti sappiamo benissimo che sono complesse, perché non è che ve lo devo dire io che sono complesse, lo sapete benissimo anche voi. E allora, per paura della complessità, si accetta di semplificare in maniera esagerata le cose, che da un certo punto di vista è comodo, lo capisco, da un altro punto di vista è pericoloso, che poi ci sfuggono di mano e quindi diventa anche pericoloso. E questo anche nella didattica, no? Se ne è ragionato tante volte, l'altro giorno vi ho fatto vedere
il video, quello dell'Università di Pisa. Anche nella didattica stessa cosa, si cerca spesso e volentieri, quando si vedono le cose complesse, di renderle troppo semplici, di renderle più semplici possibili, di rendere più semplici possibile per presentare la cosa in maniera più adeguata, più, come si può dire, più accessibile ai nostri studenti, ma di evitare le difficoltà, di fare in modo che non le incontrino proprio. E questo, secondo me, è una delle criticità più grosse. Vabbè, questa frase ci dice qualcosa anche sul come valutare e come osservare. E questa frase del come valutare e come osservare ci dice appunto che le prove strutturate, le prove che tipicamente si usano per valutare le competenze, probabilmente non sono così utili per osservare le competenze, o comunque sono utili in maniera parziale. E questo, per fortuna, come ormai dico spesso, non lo penso solo io, non lo dico solo io, ma è scritto su una circolare ministeriale. La circolare ministeriale del 2015 su modelli sperimentali di certificazione delle competenze al primo ciclo. C'è scritto: l'apprezzamento di una competenza in uno studente, come in un qualsiasi soggetto, non è impresa facile. Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione delle competenze. Non sono affatto adatte. È ormai condiviso a livello teorico che serve una quantità di strumenti varia, via, diciamo, che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà, osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive, insomma, a prove diversificate e complesse. Quindi, per fortuna, diciamo, non lo dico io, lo dice un documento ufficiale del Ministero, ecco. Quindi uno potrebbe dire no al dirigente: no, ma a me queste cose qui non mi tornano, perché non dice Pietro Di Martino. Il dirigente giustamente dice: ma chi è Pietro Di Martino? Invece lo dice la circolare ministeriale, fa più scena. Sempre sullo sviluppo di criteri di osservazione, ora fra poco si parte con i lavori, però sempre uno sguardo all'indietro al primo incontro. La cosa fondamentale, secondo me, da tenere in mente quando si cerca di sviluppare criteri di osservazione è la differenza tra osservazione e interpretazione. Io tutte le griglie di osservazione che ho visto negli anni, da quando ci sono le competenze, quindi ormai un po' di tempo, che mi hanno portato a far vedere, c'è sempre una sovrapposizione bestiale tra osservazione e interpretazione delle griglie. Quindi contemporaneamente si vuole osservare e interpretare, e secondo me è sbagliato, si rischia di confondersi. Quindi è meglio fare griglie di osservazione, poi se vogliamo si fanno anche griglie di interpretazione, ma l'interpretazione la posso fare a freddo, quindi la posso fare dopo. La griglia di osservazione mi serve invece live, mentre seguo l'attività. E questo era l'esempio che avevo fatto: non ha fatto un'osservazione, non sa fare, non è in grado di fare, non ha capito, non ha studiato, sono interpretazioni. Io in tutte le griglie che ho visto nella mia storia c'è sempre non ha fatto, ma non sa fare, non è in grado, non ha capito, e quelle sono tutte interpretazioni. Noi nella griglia di osservazione bisogna mettere le osservazioni, poi dopo lo possiamo interpretare come vogliamo, ma intanto osserviamo, che già è complicato quello, poi dopo interpretiamo. E quindi nel lavoro che vi chiedo di fare, provate a fare questo. Non è per niente facile, perché anch'io quando mi ci sono messo le prime volte scivolavo spesso nell'interpretazione, però se uno ha la consapevolezza e se ci riflette un po', le rigira le cose per metterle come osservazioni. Allora, vediamo il caso della matematica. Caso della matematica, vediamo un piccolo esempio. Vabbè, qui è sempre lo sguardo all'indietro, dicevo, sia gli obiettivi che i messaggi devono essere coerenti, questo l'avevamo visto l'altra volta, il messaggio dell'obiettivo di insegnare ad affrontare problemi, allora non devo fare solo esercizi ripetitivi, e i messaggi sulla valutazione sull'importanza, per esempio, dello sbagliare, allora non ha molto senso che faccia valutazioni in cui un errore vale un punto in meno. E la matematica ti insegna a ragionare, devo chiedere perché si fa così e devo in qualche modo dargli importanza. Questo l'avevamo già discusso e lo ribadisco. Nell'osservazione ci vuole coerenza rispetto a... Però andando invece alla mia osservazione, vogliamo trovare un soldo. Se devo sviluppare soldi, la prima cosa che farei è quantificatori che possono servire per
io vi metto lì, senza dirvi come sono legati, alcune cose che io sceglierei. Ad esempio, se vedete le domande che capisco, quali domande fanno? Sopra dei soldi, i bonus, rispetto a una città di soldi, che è un fattore fondamentale, che non si pone le nostre domande avanti. Porsi le domande giuste è un indicatore importante, quindi osservare quali domande uno pone di fronte a un problema è secondo me una cosa interessante. Con delle domande. Altro aspetto, che anche questo da soli rispetto, diciamo, al primo chip è difficile che gli venga fuori se non sono stimolati da domande, importante è l'identificazione degli aspetti di complessità del problema. Io leggo il problema, lo comprendo. Cos'è secondo te difficile qui? Perché è difficile questo problema? Quali sono gli elementi di difficoltà? Potrebbero essere il contenuto, un problema su un contenuto che loro ritengono difficile, potrebbe essere che si accorgono che ci vogliono, dicono i bambini piccoli, tante operazioni, più di un'operazione, possono essere varie cose, può essere che si accorgano da subito quali sono le complessità del problema, può essere che non se ne accorgano, che ne identifichino alcune che invece non sono elementi di complessità, però anche questo è difficile che si faccia venire fuori. Poi, vabbè, questo è più classico, questo probabilmente si osserva meglio, si osserva sempre, è il processo e le idee proposte per la risoluzione del problema, quindi al di là della risposta, come fa arrivare alla risoluzione del problema. Anche qui stimolare il fatto che per noi ha valore l'esplicitazione del processo è importante, se no altrimenti loro ci giustificano il processo solo quando glielo richiediamo, quando hanno sbagliato, perché se la risposta è giusta va bene quella. Un altro aspetto, appunto, ce ne sarebbero miliardi, non è detto che voi condividiate questi aspetti, io ve ne dico alcuni che secondo me sono, fra virgolette, strani, nel senso poco considerati e per me importanti. E anticipo un'altra cosa, non è detto che la mia griglia di osservazione
voglia osservare tutti gli aspetti importanti. Può darsi, io mi posso fare una griglia di osservazione. La mia idea, cioè l'idea ottimale secondo me è crearsi una griglia di osservazione che prima di tutto esplicitazione di quello che per me è importante. Poi alcune colonne di questa griglia di osservazioni le lascerò vuote, perché dipenderà anche dall'attività che faccio. Magari io faccio un'attività che è interamente sulla comprensione del problema, non me ne frega niente poi del problema in sé. Allora io la griglia di osservazione, per esempio, la focalizzo solo sulla comprensione del problema, sulle domande poste rispetto alla comprensione del problema, per esempio non ho capito questa cosa, non ho capito quest'altra, e ad esempio sull'identificazione degli aspetti di complessità del problema a seguito della comprensione del problema. E quindi uso solo quelle tre colonne lì se l'attività è su quello. Quindi diciamo non è che uno deve mettere 10 cose e poi tutte le volte osservarle tutte e 10. Può darsi che si focalizzi anche solo su una. Altro aspetto che a me piace molto, ma che anche questo viene fuori solo se faccio attività di un certo tipo, se strutturo l'attività in un certo tipo, l'uso di idee di altri per la soluzione del problema. No? Anche questo si fa poco, perché di solito il problema me lo faccio da solo, me lo faccio in gruppo, però in gruppo separato, e quindi non ascolto gli altri. Invece i problemi che si fanno con discussioni collettive, io posso riprendere l'idea di uno che magari ha avuto quasi l'idea giusta ma poi non è arrivato in fondo per arrivare alla soluzione del problema. Altra cosa su cui mi posso focalizzare, anche questa è sempre legata alla comprensione del problema. Io comprendo il problema, ma poi non è detto che, nonostante può darsi che io l'abbia compreso, non è detto che io sappia ridirlo, non solo risolvere, ridirlo. Quindi un altro aspetto è la descrizione della situazione problematica. Cioè una cosa è la comprensione e una cosa è poi come lo riporto agli altri. E poi un altro aspetto, perché qui ho detto tutte cose, se volete, a parte i processi, tutte cose trasversali alla matematica, un altro aspetto più puramente matematico: quali aspetti matematici ha preso in considerazione nel processo di soluzione? Perché può darsi che abbia preso in considerazione aspetti significativi, aspetti meno significativi, li abbia presi in considerazione in maniera corretta, non corretta, eccetera, eccetera. Quindi ci sono varie possibilità. Ok. Abbiamo visto il problem solving vagamente, perché ho indicato alcuni indicatori, cioè alcuni aspetti che secondo me sarebbe interessante osservare rispetto a certe attività. Abbiamo visto che durante tutto il percorso che diciamo le due competenze chiave per l'indicazione nazionale del primo ciclo sono problem solving e argomentazioni. Quindi ora vi chiederò di provare a gruppetti a sviluppare qualcosa per l'argomentazione sul modello di quello che abbiamo fatto, che vi ho fatto vedere ora, in realtà sul modello, meglio di quello che vi ho fatto vedere ora, quella era solo un'indicazione vaga. E, sulla coerenza ribadisco alcune indicazioni che avevo dato l'altra volta. Per lavorare sul problem solving e argomentazione e vedere tutti quegli aspetti che abbiamo visto, è secondo me fondamentale lavorare su problemi difficili. E qui ribadisco che quel difficili è esattamente la cosa difficile. Cosa vuol dire che è la cosa difficile? Che è una cosa che non vi può dire nessuno, perché quel difficile nasconde l'aggettivo adeguatamente difficili. Quindi siete voi che dovete valutare qual è l'adeguata difficoltà, dove l'adeguata difficoltà non vuol dire adeguata per avere tante risposte giuste, adeguata per attivare processi di pensiero significativi. Poi possono essere anche tutte sbagliate le risposte, non ci interessa quello. Quindi il livello è adeguata per lavorare su queste competenze. Chiedere la spiegazione e valorizzare il modo di spiegare. Se si fanno, diciamo, come si dovrebbero fare discussioni di classe, fare quella che abbiamo chiamato che è chiamata discussione matematica, in questa attività qui
anche perché diciamo non solo perché sono significative e si lavora su aspetti complessi come le competenze, ma è ovvio che se uso una griglia di osservazione la uso su attività di un certo tipo, non su attività che fanno in due minuti, perché so cosa osservo. Osservo se hanno tempo di riflettere, di dire quello che pensano, altrimenti la griglia di osservazione è una perdita di tempo. Se li devo far fare una somma in colonna, li faccio fare la somma in colonna e senza griglia di osservazione valuterò cosa hanno fatto nella somma in colonna. Se li faccio fare un'attività un po' più complessa, la griglia di osservazione mi serve proprio perché devo osservare varie cose e non una sola. Qui erano le cose della discussione matematica che avevo messo l'altra volta. E il focus metacognitivo sulle difficoltà incontrate rispetto a tutti gli indicatori che vi ho fatto vedere prima, e un altro aspetto di coerenza didattica è dedicare tempo alla comprensione del testo, perché se voglio lavorare sulla comprensione del testo. Ok, questa era brevissimamente un'introduzione che ha preso comunque mezz'ora. L'attività su cosa osservare è questa: in gruppetti, direi 5, 6, 7 persone, provate a sviluppare una griglia di osservazione rispetto ad attività su argomentazione matematica. Quindi io propongo al mio livello scolare un'attività sull'argomentazione, cioè sull'argomentazione che io voglio osservare rispetto all'argomentazione, può essere anche la risoluzione di un problema, qualsiasi cosa, però io voglio focalizzare l'attenzione su come argomentano. Ok, quindi quello che vi chiedo è di fare questa cosa in questo sviluppo di griglia di osservazione. Intanto ricordarsi il consiglio, l'attenzione a differenziare osservazione e interpretazione, ma poi identificare non più di 3-4 aspetti cruciali secondo voi per l'argomentazione matematica. Quindi cosa secondo voi è importante? A cosa date valore voi? Dareste valore o date valore nell'argomentazione matematica? E per ognuno di questi aspetti, 3 o 4 aspetti, cercare degli indicatori, cioè delle cose che voi, secondo voi si possono osservare. Quindi io prima vi ho messo solo gli aspetti, ho fatto il furbo. La cosa più difficile è poi cercare degli indicatori. Cosa osservo in classe io rispetto a quegli aspetti lì? E una cosa che però lascerei per ora, quindi intanto concentratevi su questo, una cosa importante poi per dopo, per passare dall'osservazione all'interpretazione, alla valutazione, al lavoro, può essere utile cercare di classificare a priori diversi tipi di argomentazione che vi aspettate, perché se vi aspettate, se avete in mente quali tipi di argomentazione possono avere i ragazzi, vi può essere utile per trovare degli indicatori di questi aspetti che avete ritenuto cruciali. L'ultima cosa prima di lasciarvi al lavoro, e durante il lavoro c'è anche il coffee break che potete che può rifocillarvi, la parentesi che ho messo qui è importante, la parentesi che ho messo per ognuno di questi aspetti, cercare degli indicatori delle cose secondo voi osservabili da mettere in griglia, è importante perché è una cosa che ho detto spesso e ho visto anche sul campo. Noi possiamo avere tantissime idee su aspetti importanti, su aspetti da considerare. Quando faccio la griglia di osservazione è importante che già a priori, e poi a maggior ragione a posteriori dopo che l'ho usata, mi interroghi sul fatto che quell'indicatore lì sia osservabile. Perché ci sono cose che teoricamente a me interessano molto, ma poi metto lì una frase e mi rendo conto che non riesco a osservarla. Quindi all'inizio vi consiglio di mettere tutto, poi uno deve decidere se deve valutare se quella cosa lì è osservabile oppure no. Questa cosa osservabile oppure no può dipendere anche, può essere anche di stimolo per strutturare delle può darsi che sia osservabile se io chiedo determinate cose, quindi può essere di stimolo anche per come sviluppo l'attività, e può essere invece che non riesco a immaginare attività e modi di osservazione tali da darmi indicazioni su quello, e a quel punto in qualche modo lo levo dalla griglia. E questo, diciamo, non è così banale farlo a priori, a posteriori viene molto bene, perché a posteriori molto spesso si usa le griglie e mi accorgo che su certe cose faccio fatica poi a metterci la crocetta o a metterci un aggettivo, metterci una parola, perché non riesco a osservarla.
e quindi poi a quel punto in qualche modo aggiorno la griglia, cioè la costruzione della griglia, come anche la costruzione di un testo, di un problema significativo, eccetera eccetera, è un po' un lavoro per prove ed errori. Però diciamo, se ci rifletto bene all'inizio, poi le modifiche probabilmente sono meno grandi che se butto lì le prime cose che mi vengono in mente. Ok, quindi facciamo questo, dividiamoci in gruppi, caffè eccetera eccetera, e poi ritorniamo fra direi 45 minuti verso le 6 per discutere insieme delle griglie. Un rapido giro sui tre, prima degli indicatori, sui 3-4 aspetti cruciali che avete identificato. Facciamo così, io butto giù questo e mi tiro su un Word, così si scrive qui. Ok, allora partiamo da qui. Chi mi dice gli indicatori? Sì. Atteggiamento? Sì. Esposizione? Sì. Ok, si vede? Sì. Altri? Descrive la situazione. Descrive la situazione. Esprime con chiarezza. Chiarezza, ok. Esprime strategie e o ipotesi di soluzione. Strategie e o ipotesi di soluzione confrontandosi. Ok, aspetta, faccio più piccolo, tanto credo si veda uguale. Metto 16. Si vede? Sì. Va bene. Altri? Aspettate, se no, ora vengo di là. Ormai facciamo il giro di questi. Sì, facciamo il giro da questa parte qui, poi si passa di là, tanto. Sono contento. Uso coerente del linguaggio matematico condiviso. Sì. Racconta in modo ordinato i processi di soluzione. In modo ordinato, sistematico. I processi di soluzione? Sì. Dio di vista degli altri e lo sa utilizzare. Non scomodiamo le divinità. Okay. Laggiù ho perso qualcosa o me l'avete già detto? Voi detto? Comprensione del testo della richiesta. In più rispetto a cosa? Ok. Voi altre cose? Passo di qua allora. La comprensione del testo dal punto di vista dell'italiano rispetto, e poi la comprensione invece dal punto di vista matematico. Allora, quindi aspetti linguistici, diciamo, aspetti della lingua e aspetti specifici matematici. Però diciamo, ecco, faccio un primo commento e poi si va avanti. Questi sono sottoindicatori, se volete, no? La macro argomento è comprensione del testo, della richiesta del testo, eccetera eccetera, e poi quello è un sotto argomento. Va bene? Quindi ora possiamo passare di là. Raccontare la storia letta. Ok. Vai. Riferimenti metto riferimenti espliciti al testo.
Sì. Individuazione e specificazione dell'obiettivo. Ok. Interpretazione del linguaggio matematico, ad esempio, in quella di Canna, al massimo diventa fino a... Ok. Gli esempi non li metto, ma li recepisco. Ok, quindi questo lo metto, quindi perché eccetera eccetera. Ok. Altri? Ok. Ok, questi due quindi, ok. Poi eravamo partiti da un problema che io avevo dato in classe, proprio assegnato un problema di argomentazione che nessuno in classe mia aveva fatto con il quadretto. Ma va anche argomentato oppure no? Sì, ormai ci ha fatto venire la curiosità, ce la leggo. Cioè, alla fine di argomentare, il problema è questo. In che classe, scusi, così almeno? Prima media. Ok. Quanto misura l'angolo tra la largezza delle ore e dei minuti alle 15:15? Aiutati con un disegno e motiva la risposta, quindi proprio l'argomentazione. Ok. È stata la tragedia, nel senso che un po' cattivo le 15:15 è un po' cattivo, No, però è interessante. Sì. Ma appunto è scelto proprio ad hoc 15:15. Certo. Certo. No, poi dipende se la risposta è coerente col disegno, se la risposta è coerente col disegno. Ah, ok. Quindi il problema è la conoscenza dell'orologio. Nel caso in cui io le 15:15 le faccio così e dica 90 gradi, l'angolo lo conosco, l'orologio un po' meno. Dipende. Ah, quindi il disegno hanno fatto bene. Ah, ok. Ok. Sì. Cioè hanno fatto il disegno contando le 15:15 così dicendo zero, vabbè, però è abbastanza coerente, sì. Cioè, in realtà questo non è nemmeno con... Io avevo capito un altro che contestate il fatto che avessero messo in maniera diversa. E lì, secondo me, è un adeguamento un po' anche uno stereotipo, più che alla non conoscenza dell'orologio. Io metto prima la città delle ore sulle 15 e poi metto quella dei minuti sui 15. Devono approssimare, ma è interessante come problema. Vabbè, al netto di questo problema, quindi... Ok. Voi dietro? Ah, eravate insieme, laggiù avete detto tutti hanno detto tutto? Allora, commenti su questi. Commenti su quello che avete detto. Sentiamo un attimo, poi ok, c'è anche secondo me c'è un po' una sovrapposizione tra problem solving e argomentazione, no? Qualcuno ha fatto una cosa meno specifica sull'argomentazione e più allargata a problem solving e argomentazione.
Una cosa che, su cui si fa veramente molta fatica e emerge anche dalle vostre, avete avuto anche poco tempo, ma anch'io quando mi ci metto faccio sempre fatica poi a ricostruire, è la omogeneità degli indicatori, per esempio, che metto. Allora, un aspetto da controllare subito dopo che sono venuti fuori è, ad esempio, se alcuni li metto come sostantivi e alcuni li metto come verbi, perché cambia completamente la cosa, no? Il racconta in modo ordinato è una cosa, l'uso coerente è un altro, sono due aspetti diversi, e allora secondo me conviene uniformarsi, e secondo me negli indicatori, quello che è la mia convinzione, però insomma poi su questo parliamone, è che nell'identificazione degli aspetti io devo tirar fuori non delle azioni, ma delle caratteristiche che mi interessano dell'argomentazione, mentre gli indicatori saranno delle azioni. Cioè, una cosa è, ad esempio, argomentazione, un aspetto fondamentale per me è la chiarezza. Quali sono gli indicatori della chiarezza? Questo, quest'azione. Quindi su questo è un primo aspetto di riflessione linguistica, perché poi serve per, non è una questione di pignoleria, serve poi per andare, e invece è veramente una cosa molto difficile da controllare. Altro aspetto, vedo qui un esempio, ma ci viene anche questo, mi viene molto naturale anche a me, e poi devo violentarmi per cercare di non farlo. Non metterei troppi aggettivi nello stesso indicatore. Per esempio, uso coerente il linguaggio matematico condiviso, devo vedere troppe cose in una cosa sola. Quindi l'indicatore, il macro indicatore può essere linguaggio, e poi nel linguaggio c'è l'uso coerente, l'aspetto matematico, l'aspetto che si sta usando un linguaggio condiviso. Lo declinerei, cioè più metto cose insieme, e poi più dal punto di vista pratico sono in difficoltà a osservarle, perché devo osservare una cosa troppo ampia. Vi faccio vedere, comunque sono venute fuori varie cose, vi faccio vedere quello che avevo abbozzato io, che in un certo senso è simile, ma è simile a quello che avete fatto voi. Avevo cercato di identificare, anche guardando dalla letteratura, da chi ci lavora, eccetera, eccetera, tre aspetti che secondo me e secondo altri anche sono fondamentali per l'argomentazione. Uno è la chiarezza. E la chiarezza, diciamo, in qualche modo poi gli indicatori sono legati anche alla considerazione dell'altro, come avete detto voi, perché la chiarezza dipende dall'attività. Se io devo spiegare all'insegnante, la chiarezza è una cosa, se devo spiegare ai miei pari, la chiarezza è un'altra, se devo spiegare ai bambini più piccoli, la chiarezza è un'altra ancora. Quindi c'è questo, diciamo, il pezzettino in bianco è una possibile declinazione, l'aspetto che ho identificato, la chiarezza. Un altro che a qualcuno appunto aveva sottolineato era l'aspetto, se volete, linguistico, la qualità e la completezza espositiva. La qualità è legata appunto probabilmente più ad aspetti linguistici, se volete, la completezza sia agli aspetti linguistici che matematici, perché per esempio io posso portare più argomenti a favore di una tesi o di una giustificazione, posso diversificarli. E poi il terzo aspetto è più, se volete, più specifico matematico, la correttezza, dove per correttezza in questo caso, mentre la correttezza grammaticale e linguistica la metto nella qualità, qui correttezza intendo proprio correttezza dei fatti assunti rispetto alla matematica,
perché appunto io posso, anche lì nell'esempio che facevate voi, posso essere coerente partendo da assunti matematici sbagliati, quindi essere un buonissimo argomentatore rispetto a chiarezza e qualità espositiva, ma non dal punto di vista del matematico, quindi sono tre aspetti diversi. Diciamo che la cosa interessante, sempre di più gli studi che si sono focalizzati su questi lo confermano, è che spesso e volentieri, cioè che queste due competenze sono molto correlate, quindi è che è veramente difficile trovare una persona che è bravissimo, un bambino che è bravissimo, a livello di, soprattutto di scuola del primo ciclo, un bravissimo argomentatore e con grossissime difficoltà matematiche o viceversa. Cioè la correlazione è altissima tra competenze linguistiche, perché come abbiamo detto c'entrano nella comprensione del testo, c'entrano nella comprensione delle spiegazioni, c'entrano nella comprensione di quello che dicono gli altri, quindi sono fortemente correlate le due cose. Però può darsi anche che uno sia un pochino più bravo a fare una cosa, un pochino più in difficoltà un'altra, e specificatamente in alcuni argomenti. Io per esempio in alcuni argomenti matematici posso non controllarli, non è che perdo la competenza linguistica nell'argomentare, quindi argomenterò bene assumendo cose false matematicamente, allora poi lavoro sugli aspetti di cose false matematiche. Allora, alcuni possibili indicatori vaghi, ne ho messi tre, ma alcuni possibili indicatori sono venuti fuori anche da voi. Un indicatore, per esempio, di tutti e tre gli aspetti, se volete, ma in particolare forse della qualità e competenza espositiva, ma anche della chiarezza, ma a volte anche della correttezza, è l'uso di diversi sistemi di rappresentazione e comunicativi. Io una cosa non la capisci, se te l'ho spiegata ti faccio un disegno, ti faccio un grafico, uso vari strumenti di rappresentazione perché mi accorgo che così capisci meglio, no? Che mi spiego meglio io, ti faccio dei gesti, tipo i bambini spesso e volentieri si spiegano a gesti, e quindi diciamo l'uso di diversi sistemi comunicativi di rappresentazione è sicuramente un segno di qualità e completezza. Sì. Allora, questa mi era già stata fatta, anche in questo caso qui ero stato molto vago. La mia impressione è che ci siano delle cose molto correlate tra loro, però ci sono anche aspetti diversi. La mia impressione è che la griglia di osservazione serva in particolare per l'argomentazione orale, perché la griglia di osservazione mi serve come strumento per appuntarmi cose significative quando non ho tempo. Se c'ho lo scritto, io me lo guardo con la calma che voglio, lo scritto che hanno fatto. Però la griglia di osservazione che io faccio per l'orale mi indica degli aspetti che considero cruciali, che poi mi servono non userò una griglia, ma per l'interpretazione e la valutazione anche dell'argomentazione scritta. Quindi, diciamo, in generale la griglia di osservazione fa sì che io metta espliciti, e vi siete resi conto che probabilmente all'inizio non è nemmeno facile esplicitarli, cosa è importante per me, e una volta che li ho esplicitati poi queste cose le uso anche per l'interpretazione e per la valutazione. Però io non lo so, poi questo lo sapete meglio voi di me, io una griglia di osservazione la userei quando c'ho poco tempo per appuntarmi le cose, e quindi mi servono per avere un'idea e poi per ritornarci dopo. Se c'ho la cosa scritta, l'osservazione la faccio con calma, tranquillamente, senza bisogno di griglie. Posso usare una griglia di valutazione che viene dalla griglia di osservazione, però la griglia di osservazione mi dà l'idea di una cosa che uso sul campo, mentre loro fanno un'attività orale, scritta, però in cui io osservo e devo osservare 25-26 ragazzi, o che magari chiacchierano fra di loro, che fanno cose in gruppo, eccetera, eccetera, e con la griglia di osservazione mi segno delle cose. Per esempio, lavorano in gruppo, in un gruppetto, e un gruppetto mi chiede una certa cosa, quella può darsi che sia una cosa che mi devo segnare, perché poi ci ripenso, perché mi ha chiesto questa cosa. E guardate che di solito non ci si segna, ma è molto importante segnarsi, perché cambia totalmente l'interpretazione che facciamo una volta che vediamo cosa hanno fatto. Ma hanno chiesto questa cosa, hanno fatto questa cosa, quando le confronto forse capisco perché me l'hanno chiesto, capisco di più perché me l'hanno chiesto e quali possono essere le difficoltà. Altro indicatore da declinare in vari indicatori, perché per esempio l'uso di diversi sistemi di rappresentazione comunicativi possa essere usa i gesti, usa disegni, fa grafici, eccetera, eccetera. La considerazione dell'altro, no? Anche in questo caso qui l'avete
l'avete detto, se volete. Anche qui c'è vari modi di considerare l'altro. Considero l'altro perché glielo spiego vedendo che non capisce. Considero l'altro perché in qualche modo prendo delle cose che ha detto un altro e le uso io. No, ci possono essere vari modi di considerare l'altro. Qui scrivevo reale o virtuale perché quando ad esempio li facciamo fare delle cose scritte in cui gli si chiede di spiegare il ragionamento, l'altro è virtuale. E l'altro virtuale loro si immaginano che sia l'insegnante. Però io posso dare anche attività in cui dico spiega ai ragazzi della classe prima della tua, di quarta, come si fa questa cosa. E allora il virtuale altro è uno più piccolo, insomma, a seconda di chi le dico. Però non è detto che tutte le attività di argomentazione, anzi tipicamente quelle che si fanno in classe, sono per un argomentatore virtuale. Le prove invalsi sono per un argomentatore virtuale che tra l'altro loro non conoscono, perché si immaginano simile a voi, però un po' più cattivo, un po' più indefinito, però più o meno simile a voi. E poi ad esempio sulla correttezza, quella che in gergo tecnico viene chiamata la solidità teorica. E no, qualcuno di voi l'aveva anche accennato, solidità teorica, che può voler dire riferimento a risultati noti, che non vuol dire teoremi, ma dice abbiamo fatto quell'attività, l'ho già visto lì e questa si fa così, oppure riferimento a fatti più specifici, oppure riferimento a prove che hanno fatto in quel momento lì, che è diverso da una cosa che magari avete costruito in classe e è diventato patrimonio della classe. Vabbè, ci possono essere tanti modi di sviluppare una griglia del genere. Va benissimo che voi sviluppiate la griglia secondo gli indicatori che avete fatto voi, che la rivediate in base a quello che avete sentito dagli altri, che la rivediate in base a quello che vi ho detto io. Detto questo, quello che vi chiederei, e chiederei già disponibilità ora, e poi le prenderò anche per mail, farò mandare ancora mail dalla segreteria, è la disponibilità a o provare un'attività ora, ma anche se non provate un'attività ora, a valutare un'attività, a riguardare, scusate, un'attività che avete già fatto con in mente una griglia di osservazione che sviluppate in base a quello che ci siamo detti oggi, e poi la presentate il 24, perché il 24 dovreste parlare voi. Quindi quello che vorrei è che venissero raccontate delle attività di argomentazione osservate con una griglia di questo genere qui, ok? E vi rifaccio vedere, tanto le slide poi ve le lascio, vi rifaccio vedere cosa, diciamo, che vi chiederei. Poi dipende da quante persone vorranno parlare, però spero tante, perché preferirei che fossero varie. L'idea potrebbe anche essere quella di a farle in gruppo, cioè provare poi la stessa attività fra 5-6 di voi e poi vedere come l'avete osservata in maniera anche diversa rispetto a quello che è successo. Tra l'altro una cosa che poi vado su questo, ma una cosa che mi sarebbe interessato, e rifletteteci magari voi, chiedere, non c'è tempo, è se nel sviluppo di questi indicatori, di questi fattori, eccetera, eccetera, per l'osservazione dell'argomentazione, c'erano differenze legate alla differenza di livello scolare fra di voi. Cioè, se gli insegnanti di scuola media hanno detto io guardo questo, e gli insegnanti di scuola primaria hanno detto no, io questa cosa qui, o viceversa, no? Comunque questo è un aspetto che non abbiamo tempo di parlare, ma rifletteteci se ci sono state, perché è interessante anche nel discorso continuità. Allora, nell'incontro il 24 maggio vi chiederei di fare una piccola presentazione, poi ditemi chi la fa, chi non la fa, scrivete una mail con delle slide in cui scrivete cosa avete dato, qual è stata l'attività, la descrizione e la consegna, in che classe, i tempi che avete dato per il problema, e per il problema nel senso per l'attività anche della discussione, appunto anche i tempi della discussione, le modalità di lavoro, in particolare se è stato singola, coppie, piccola, gruppi, la discussione tutti interi, metà e metà, all'inizio singolo e poi discussione, una brevissima diciamo parentesi sulle strategie dei ragazzi, la griglia di osservazione utilizzata e quali sono state le criticità, qual è stata l'utilità della griglia, quali sono state le criticità. Se la usate sul campo è meglio ora, da qui al 20-24, quando ci si vede, insomma, al 20-20 giorni, è meglio, perché vedete se avete delle difficoltà a usarla oppure no. E poi se volete eventuali altre considerazioni, ma insomma questo è già abbastanza. E vi chiederei, oggi è il 4, quanti ne abbiamo? 3.
oggi è il 3, entro il 10 di farmi avere, non il lavoro, entro il 10 farmi avere la disponibilità a parlare a gruppi, no, poi il lavoro io non lo voglio vedere fino al 24, se no mi fate spoiler, voglio vederlo il 24, ma il 10 perché diciamo se per fare un incontro del genere ci vuole che almeno una decina di persone o di gruppi raccontino qualcosa, se no non ha senso discutere di questo. E cosa volevo farvi vedere? Questa cosa qui, non l'ho messa. No, volevo solo dirvi una cosa rispetto a questo. Scrivetevi una mail, mettetevi un attimo d'accordo e scrivete una mail per, comunque farò mandare alla segreteria una mail in cui dico di mandarmi questa mail con le disposizioni. Io poi a chi mi scrive farò il conto dei tempi, se siete 10 saranno certi tempi, se siete 20 saranno dei certi tempi, in modo da comunicarvi quanto poi potete parlare. E sul discorso che facevo di immaginarvi a priori alcune forme di argomentazione, un'argomentazione per esempio che va per la maggiore e che è da cercare di cambiare in un discorso di ottica di miglioramento è quella che io chiamo argomentazione per autorità. È così perché me l'ha detto la maestra, me l'ha detto l'insegnante, l'ho letta sul libro, me l'ha detto mio babbo, che va molto per la maggiore. Quindi io queste qui le chiamo argomentazioni per autorità, poi possono essere molto sensate, però la solidità teorica è basata sull'autorità. Poi ci possono essere quelle che sono argomentazioni, anche queste vanno per la maggiore e anche queste si dovrebbe lavorare in continuità affinché evolvano, che sono quelle per esempi. No? Perché è fatto così? E ti faccio un esempio specifico. E il classico intervento che uno fa è: un esempio non va bene, me lo devi giustificare in generale. E questo serve a poco perché uno. Però in realtà l'evoluzione dall'esempio alla generalizzazione è un obiettivo importante del percorso di primo ciclo, dalla prima primaria alla fine della terza media, e così via. Vabbè, è l'ora e tanti di voi hanno il treno, quindi va bene così. Grazie mille, vi arriverà la mail.